Marcello, ciao a tutti gli amici di Top Planet, ben ritrovati dopo tanto tempo che non facevo un video. Intanto, innanzitutto ci tengo a salutare e ringraziare con un caro abbraccio e un ringraziamento particolare a Luis the Bossman che mi ha appunto onorato di aver fatto di poter fare questo video, insomma, e trasmetterlo a te, Marcello, a tutto il planeta, insomma. Juventus-Sampdoria 3-0. Abbiamo fatto una prestazione, secondo me, non del tutto, come dire, cioè secondo me il 3-0 può anche far, a parer mio, ovviamente, non deve ingannare il 3-0, perché comunque secondo me abbiamo fatto tanti errori durante la partita. Però comunque io penso che ci sia stato un dispendio di energie insomma, nella partita di Madrid, che appunto ne abbiamo anche pagato dazio ieri nella partita contro la Sampdoria. Quindi penso sia dovuto soprattutto a questo. E quindi è abbastanza comprensibile. È abbastanza comprensibile certe sbavature che ho visto soprattutto in difesa. E poi ho visto una Sampdoria comunque abbastanza in palla. Ho visto una Sampdoria che comunque, nonostante il 3-0, quando ci attaccava in modo molto pericoloso. Niente, poi ho visto un Douglas Costa veramente illegale. È un Douglas Costa veramente in forma. Penso sia un giocatore assolutamente da riscattare, ovviamente, nonostante comunque bisognerà pagare in estate i 40 milioni ai bavaresi, club al Bayern, insomma. Sono contento di Ovedes, sono veramente contento di Ovedes, finalmente tornato, fatto gol. Spero che possa essere, insomma, un giocatore importante e utile per il proseguo, per le ultime partite di campionato. E sono un po' preoccupato per le condizioni di Pjanic. Non so se voi avete qualche informazione a tal proposito. Spero non sia nulla di grave, ma credo non sia nulla di grave, almeno spero. E niente, insomma, ho visto un grandissimo Douglas Costa, come dicevo. Ora affrontiamo il Crotone, affrontiamo una partita molto difficile, molto molto difficile, perché il Crotone si deve salvare, ha bisogno di punti e poi non so se sia già retrocesso matematicamente, però non credo, quindi penso di no comunque, assolutamente. E quindi avrà bisogno di punti assolutamente, quindi farà la partita della vita. Non è una novità, ovviamente, contro la Juventus la partita della vita degli avversari è quantomeno prevista come da copione, insomma. Quindi dovremmo stare attenti a non ripetere gli errori fatti contro la spalla, nel sottovalutare l'avversario. E quindi cercare di sbloccarla quanto prima la partita, perché sennò poi diventerà sempre più difficile, perché comunque il Crotone ovviamente si chiuderà riccio nella sua propria metà campo e cercherà, insomma, di fare catenaccio. Almeno penso, insomma, se non vorrà suicidarsi, insomma, adotterà questa strategia. Quindi, questo più 6 della lungo del Napoli ci fa, come dire, ci fa fare è un risultato importante, insomma, quello di San Siro, perché comunque ci porta più 6. Lo scudetto, secondo me, è ora nelle mani nostre, quindi non possiamo, cioè, se le cose vanno come devono andare, lo scudetto sarà nostro, però non dobbiamo sederci sugli allori, perché comunque il più 6 è un risultato importante, però va difeso, e va difeso con assoluta forza. Però questo sono sicuro che gli uomini di Allegri in primis sapranno come fare.
Secondo me comunque le prossime due partite saranno fondamentali per lo scudetto, appunto. E quindi sono molto molto fiducioso. Detto questo, Marcello, io ti ringrazio, ringrazio Postman, mando un caloroso abbraccio a tutti voi, a tutti i tuoi ospiti, fino alla fine Forza Juve. Ci risentiamo dopo Crotone-Juventus. Un abbraccio a tutti voi, ciao!